quando un genitore mi dice: guardi che io non ho fatto mai mancare niente a mio figlio, esprime la sua totale idiozia. Perché il compito di un genitore è far mancare qualcosa. Perché se non ti manca niente, che ti serve la curiosità, che ti serve l'ingegno, che ti serve il talento, che ti serve tutto quello che abbiamo, in questa scatola magica, non ti serve niente, no? Se sei stato servito e riverito, come un piccolo lord rimbecillito in un divano, in tutto e per tutto, ti hanno svegliato alle 7:15 della mattina, ti hanno portato a scuola, ti hanno riportato a casa, ti hanno fatto vedere immancabilmente Maria De Filippi, perché non è possibile perdersi una puntata di Uomini e Donne, perché sapete che è una cosa pedagogicamente brillantissima. E noi l'abbiamo messa volutamente alle 2:30, cioè il ritorno dei nostri figli, così si cuccano quella bella cultura lì, no? Con le donne, con le labbra, Canotto, no? Gli evergreen dei 67 anni che arrivano con l'Harley Davidson, sta robetta qua che è molto avanti. E quando siamo contenti di avergli fatto vedere quella specie di mercato di ultima qualità dei sentimenti, delle relazioni, dove non c'è un ingegno neanche se lo cerchi con l'omicino. E poi continueranno la loro giornatina. Dobbiamo dire ai nostri figli che la vita è tutto un sorriso. Ci sono tanti genitori che non hanno mai portato i bambini a un funerale. Perché? Come deve essere la vita? Anestetizzata, senza troppo ridere, senza troppo piangere, una giusta misura. Il nonno muore e il bambino deve saperlo, perché al funerale del nonno non si parla dell'agonia del nonno, non si parla del nonno, si parla di quella pasticceria dove ti portava, si parla di quella moto Guzzi che si era rimesso a posto. La vita spiega la morte spiega la vita, funziona così. Noi dovremmo fare un altro mestiere, che è quello dei sovrintendenti, dei capitani, capitano, mio capitano, più grande film sull'educazione che sia mai stato fatto, ma il capitano non chiede permesso, il capitano non è democratico per niente, educare non ha nulla a che fare con la democrazia, dobbiamo comandare noi perché loro sono più piccoli e noi dobbiamo comandare, perché avete mai visto in uno stagno un'anitra, con gli anatroccoli dove stanno? Dietro. Avete mai visto un'anitra con tutti gli anatocchi davanti? È impossibile, è contro natura, perché le anatre sono intelligenti, noi meno, perché noi li mettiamo davanti. E come si permette a un bambino di diventare cacciatore di orizzonti, mettendolo davanti all'infinito, non a una regata, non a 30 centimetri? Smettetela, giù le mani dai bambini. Dategli vita, non soluzioni. Non serviteli. Ce la fanno. Imparate quanto è bello ricominciare, inventarsi. Ci sarà qualche signore di mezza età che sa la mamma di 84 anni a cui ha telefonato prima, dice: dove vai? Vado a sentire Crepè. Beh, hai messo la maglietta perché... è un bravo ragioniere, ha 50 anni, però ancora non lo vedo così maturo. Ha bisogno ancora di me, poverino. Beh, io penso che sia meglio essere orfani che avere dei genitori così. Un genitore è un istruttore di volo, deve insegnarti a volare, non è un ricattatore. Non è uno che spera che tu rimanga in casa fino a 60 anni, così diventi finalmente una specie di badante gratis degli anziani genitori. Questo è egoismo, c'entra niente con l'amore. L'amore è vederli volare. Una ventina di giorni fa ero
a Senigallia. Bella serata, teatrone pieno, e la mattina i ragazzi. 500 ragazzi, scuole medie superiori. Bello, bella mattina piena di... Poi a un certo punto sta finendo, vedo che c'è un po' di brusio, i ragazzi cominciano a prendere gli zaini, mi dicono che il tempo sta finendo, avevamo già fatto un po' di domande, forse la mattina poteva anche finire là, invece non è finita lì. Si alza in alto adesso, lo ricordo ancora, un ragazzo lampanato, alto, biondo, rasta. Mi fa... Le dispiace se le faccio l'ultima domanda? Dico, no, non mi dispiace. Posso essere diretto? Devi. Posso esprimermi liberamente? Certo. Ma lei che cazzo glielo fa fare di venire fino a qua? Bella domanda. Molto intelligente. Sapete cosa, come abbiamo reagito noi adulti? Quel ragazzo lì è stato chiamato dal preside. Perché aveva detto una cosa intelligente. Però c'era quella parolina che non andava. Perché avrebbe detto, che caspiterina te l'ha fatto. Bene, guarda il senso, no? Guarda alla luna, non guardare al dito. Che, perché un ragazzo ti dice questo? È una cosa interessantissima. Ti dice, lei è una persona nota, famosa, sì, è vero. Guadagna, certo. C'ha tante cose da fare, verissimo. Che viene fino da me. Chi sono io per lei? Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi a loro non gli diamo niente. Gli diamo un telefonino, un iPad. Non gli diamo la vita, la nostra vita. Il racconto della nostra vita, di quel che abbiamo fatto, delle cose per cui abbiamo lottato, delle volte che hai perduto, sei caduto, ti sei rialzato, perché le cadute sono importanti, perché poi ti rialzi. Non hanno lezioni di passione, hanno lezioni burocratiche, finiscono lì. E invece i ragazzi hanno bisogno, perché la vita è fatta di due parti. Il primo tempo è il tempo dell'assorbire, del respirare la vita degli altri, è il tempo della spugna, deve avere i pori della pelle allargati, perché devi fare tante domande. Io lo dico sempre ai ragazzi, fate tante domande, perché quella è cultura. Più domande fate, più imparerete, perché la vita degli altri è stupefacente, e scoprirete che la vita di un posteggiatore abusivo, di un premio Nobel, sono entrambe molto interessanti. Molto interessanti. Ecco che cosa ci manca. Ci manca tutto questo. Ci manca la voglia di essere nel secondo tempo. Io lo sono già da molto tempo. Il secondo tempo è quello di ridare ciò che ti è stato dato, e di ridarlo forse al meglio, e forse anche qualcosina di più, perché la vita è un business che deve finire in rosso. Devi dare di più di quello che hai preso, e allora mi sento bene. E allora non hai fatto conti, calcoli, non sei stato un opportunista, non sei stato un egocentrico. E pensato anche agli altri, perché quel ragazzo diceva, io ho bisogno di bere, mi devi dare acqua.